Ciao ragazzi, benvenuti a Fatto Strafatto di Olfatto, sono Miv e faccio un unboxing rapido di una fragranza che mi è arrivata oggi. Eccola qua, unboxing proprio fresco fresco, arrivato, l'ho voluto fare con voi. Fragranza molto hypata nella community, molto hypata, fragranza di nicchia, vediamo se ci arrivate. Ah, uno ci è arrivato, sì, esatto, vediamo un po', dicono tutti che è buona. Io l'ho comprata a Blind Buy, non dovrebbero farsi queste cose, però lo faccio io per voi, così voi evitate di comprarle, fa cagare. E vediamo subito. Ed eccolo qua, bella scatolina. Si tratta di Replica Jazz Club. Replica Jazz Club, descrizione: male fragrance. Fragrance description, heady cocktails and cigars, Brooklyn 2013. Molto carino il packaging, devo dire, molto particolare. Adesso con sta luce non si vede molto, forse vi farò un video a riguardo più dettagliato, ma vediamo. La cosa più importante, l'odore. Ho provato un po' di replica nei negozi vari, ma questo non ce l'avevano. Vediamo un po'. Cerchiamo di aprirlo bene bene, che se non mi piace lo rivendo. Se lo spacco io, mi sa. Lo spacco proprio, riesco ad aprirlo bene. Ok, non lo apro bene, via, plastica via. Impossibile aprirlo senza romperlo. Ok, senza tappo. Senza tappo. Ok. Arriva con questa etichetta di stoffa. Questa è l'etichetta di stoffa. Con tutta la descrizione, non so se riuscite a leggerla, e arriva senza tappo. Proprio nicchia, eh. Sono curiosissimo, non riesco a sentire ancora niente, e vediamo. Jazz Club Replica. Non porto niente oggi. Mi ha ricordato la Nuit de l'Homme subito. Tabacco, come qua infatti dicono cigars, sigari. Un po' dolciastro, non è che mi faccio impazzire così. Caruccio.
assomiglia a The One, La Nuit de l'Homme, forse c'è dell'Ambra, non so, vabbè, comunque prima impressione, niente di particolare, forse l'evoluzione, vedremo, lo indosserò oggi, andrò a cena, vedrò se riceverò dei complimenti o meno. Intanto vi saluto con Replica Jazz Club. Senza tappo. Linea a voi stessi, ragazzi.